oggi ci sporchiamo le mani. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, oggi ci sporchiamo le mani perché oggi useremo finalmente il carboncino. Sono dell'idea che non si possa condurre un corso di disegno senza fare una parentesi iniziale sul carboncino. Dico iniziale perché il carboncino è la prima forma di disegno conosciuta. All'inizio si disegnava con legni mandati in combustione sulle pareti, no? Non dico nulla di nuovo, e questo è quello molto spesso che ci è rimasto delle tracce degli uomini primitivi. Adesso però, evolvendoci, abbiamo imparato ad usare il carboncino in maniera più artistica e quindi, prima di procedere nel grado di acquisizione delle nozioni del corso di disegno, volevo anche farvi conoscere questa tecnica che può essere comparata, nel senso, disegnando potrete scegliere voi se usare la grafite o usare il carboncino. È esattamente la stessa cosa, è sempre un disegno, cambia lo strumento, ma cambia soprattutto l'intensità, l'effetto e la resa. Adesso vi dirò le differenze tra i vari tipi di carboncini esistenti e dopo ci ritroviamo di nuovo qui. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere. Non si può continuare un corso di disegno senza conoscere un materiale fondamentale del disegno, che è il carboncino. Abbiamo fino adesso usato la grafite, ne abbiamo viste le tantissime declinazioni, adesso usiamo il carboncino. Se volete, c'è, ve lo dico per segnalazione già che ce l'ho a casa, nell'arte del disegno numero 4 c'è tutto un articolo, un argomento basato sugli studi a carboncino. È trattato molto bene, vi posso assicurare che è fatto bene, e con la 4 regalano anche il carboncino a matita, mi sembra ne regalino due. Questo lo scoprirete molto presto, perché tutto quello che mandano a me, voi lo sapete, io poi lo girerò a voi, lo sto soltanto accumulando per il momento. È uno strumento molto versatile che può dare delle forme classicissime, ma anche delle forme molto moderne di arte. E intanto impariamo a riconoscerlo. Ci sono diversi tipi di carboncino. Allora, il carboncino è dato, come dice la parola stessa, dal carbone, quindi è dato dalla combustione di alcuni rami. Il più famoso è la fusaggine, che è questo bastoncino leggerissimo qua, che è fatto appunto con la vite, e questo ha una colorazione molto scura, però è anche molto più difficile da usare perché molto spesso si sgretola tra le mani, molto spesso ha delle porosità interne, dei nodi che danno delle differenziazioni di stesura. Ora lo useremo insieme. Altre forme di carboncino sono date dalle matite, ecco qua, che sono nelle tonalità light, medium e dark. Ognuna di queste performerà in maniera differente e darà dei tratti di carboncino differenziati per intensità. Adesso le vedremo sul campo. Cosa dire delle matite? Più comode del bastoncino di carboncino fatto a fusaggine, diciamo così, il bastoncino bruciato, perché innanzitutto vi sporcherete di meno le dita nell'atto di utilizzarlo, e poi potrete utilizzare le diverse gradazioni per dei giochi di colore, un po' come si fa per le matite comuni. Come vedete, le punte dei miei carboncini sono squadrate perché, per temperarle, dimenticatevi, specialmente con il medium e con il dark, dimenticate assolutamente di usare il temperamatite, perché sennò rovinerete continuamente le punte. Quello che va usato alla vecchia maniera è il tagliabalza inclinato e portare via delle porzioni di legno salvaguardando la punta. Punta che non sarà mai appuntita, ovviamente, proprio per la grossolanità del tratto tipico del carboncino. Un'altra forma di carboncino invece sono delle stecchette. Queste immaginatevele lunghe, così come dei pastelli, e non confondeteli con la grafite compressa.
Questo è carbone compresso, questa è grafite compressa, quindi quando andate a comprarlo, mi raccomando, chiedete dei bastoncini compressi di carboncino, e anche queste ci sono nelle tre tonalità in commercio, medium, light e dark. I miei sono tondi, si trovano molto spesso anche triangolari in forme geometriche e sono bellissimi, usate per esempio sulle carte scenografiche, usati su carte, il carboncino è molto bello usato anche su carte colorate, dà un bel effetto. Poi per gli amanti del colore, per coloro che non vogliono rinunciare al colore, una forma più moderna di carboncino è data dai carboncini colorati, quindi delle matite pigmentate che hanno la stessa texture, diciamo così, lasciata dal carboncino. Come vedete sporcano terribilmente, non sono pastelli, sono comunque sempre polveri ottenute tramite combustione, quindi carboncini. Questi sono i carbotello della Stabilo e sono buonini, buonini, niente di eccezionale. Allora, mentre le matite che ho io sono della Dervent, sono molto buone, anche se le punte si sfracellano in maniera indegna, e anche questi sono i miei preferiti, quelli che mi avete visto usare anche per dare la forgia ai quadri. Per esempio, io sui quadri utilizzo sempre questi, che poi partecipano del colore. Allora, che dire, il carboncino. Intanto impariamo a vedere cos'è. Il carboncino è questo strumento che sporca terribilmente, quindi state molto attenti quando lavorate il carboncino, o a mettere un foglio di carta a protezione sotto la vostra mano. Io adesso non ho un foglio di carta, metto questo a protezione sotto la vostra mano per non impastare tutto il disegno, perché la polvere che poggiate rimane comunque volatile fino alla posizione finale del fissativo, di cui poi vi parlerò, e quindi dovete essere sempre molto attenti. Guardate che bel nero da subito la fusaggine. Il carboncino è molto interessante perché può essere poi sfumato con le dita, essendo una polvere non ha il problema della grafite, cioè non assorbe la sudorazione, potete tranquillamente utilizzare le dita, oppure potete utilizzare delle pezze o anche dei semplici tovagliolini di carta, e vedete come poter sfumare dal nero più nero fino a tonalità, fino a tutta la gamma dei grigi. Si può usare anche lo sfumino, come potete vedere, ma si può usare anche il dito, che sinceramente col carboncino è il mio preferito. Come vedete, performa molto bene. Poi, se uno vuole intensificare, ritorna a dare i tratti scuri lì dove vuole e risfuma nelle parti che vuole in chiaro. Per sfumare il carboncino, ma non passandola ma tamponando, è molto bella, anche passandola così con dei leggeri tratti, è molto idonea anche la gomma pane. La gomma pane, soprattutto per le luci, è bella perché su di essa rimane attaccata, vedete, la grafite, quindi porta via porzioni di grafite senza sporcare il foglio, quindi senza farla spandere altrove. Diciamo che per cancellare un eventuale errore, la gomma pane è la migliore, anche se la gomma, quella tradizionale, ce la fa, solo che poi nel soffiare potreste portarvi via metà del disegno, quindi state molto molto attenti. E questa, quindi vi faccio l'esempio, questa è la fusaggine, il grado di nero. Passiamo alle matite e passiamo dal dark, che è più duro ma anche più scuro di ciò che abbiamo qui. Io spero che il regista avvicini, vedete, questa ha una si spande più compatto e anche più sporco. Questo invece rimane, penso sia dovuto anche ai leganti che ci sono all'interno, rimane più concentrato nel luogo in cui lo si pone. Anche la sfumatura, diciamo, non è una sfumatura infinita, invece guardate questa, appena lo sfumi scarica moltissimo e poi proprio è pulvirulento, vedete, se ne va proprio ovunque, e se continuate a soffiare questo continua a volare. Passiamo al medium. La differenza c'è, si nota, dal vivo si nota molto, anche questo rimane molto dove è messo e bisogna fare una certa forza per sfumarlo,
però le gradazioni di grigio che escono sono stupende, mentre questo più artigianale, le gradazioni di grigio diciamo che non sono così a degradare. Se non si va proprio con l'intenzione di mettere diverse gradazioni di grigio, si porta via parte dell'intensità. Diciamo che questa va costruita come gradazione, mentre questa viene naturale mentre la si spande. E quindi passiamo al light, che è la più dura di tutte anche come matita, infatti è quella anche più temperabile, con un colore nero meno chiuso, meno pregnante, anche questa che però può essere portata a diversi gradi di sfumatura, molto molto bella. La mia preferita, io ce l'ho mi pare soltanto medium, sì, medium, mi è finito l'altro, è questo, che è esattamente una via di mezzo tra la matita e la fusaggine, perché chiusa e compatta come la fusaggine, ma controllabile e declinabile come la matita. Diciamo che al passaggio dello sfumino o dell'attrezzo che useremo per sfumare non se ne andrà tutta, ma darà l'opportunità di tirar fuori una bella scala di grigi. In generale sporcano di più le dita, ma sono quelli che performano, secondo me, secondo il mio modo di vedere, meglio, ed essendo anche quelli che stanno più a contatto con la mano, sono anche quelli che danno un effetto più immediato e più schizzato insieme a questa, solo che questa è veramente difficile da gestire. Vi faccio vedere, una volta che li ho qui, anche la gamma dei colori, e poi c'è anche il rosa. Il bianco dovrei provarlo su foglio nero, ma credetemi, funziona benissimo, molto interessante infatti lo studio di carboncino bianco su foglio nero. E per sfumarli stessa medesima cosa, loro vengono a sfumarsi molto molto bene. Non vanno via subito, si spandono, non tutti alla stessa maniera, tipo il rosa è più trattenuto, mentre il rosso, vedrete, infatti spande via bene. In generale io non amo molto i carboncini colorati, la vedo una cosa un po' snaturata e forzosa, però capisco che è un'alternativa simpatica ai pastelli, cioè se io devo usare un qualcosa di questo tipo prediligo i pastelli, però avendo un lavoro tutto a carboncino, mantenere una certa coerenza del materiale potrebbe essere anche interessante. Non tutti sanno che i carboncini sono molto molto interessanti perché sono diluibili in acqua, quindi rientrano in quella categoria di colore che poi tramite acqua può diventare qualcosa di diverso e di più rispetto a ciò che è, anche nelle sfumature. Ricordatevi però che hanno sempre bisogno del fissativo, anche con l'acqua, perché una volta che l'acqua si asciuga le polveri ridiventano polvere, la sfumatura e la macchia comunque sulla carta rimane, quindi il disegno non verrà tradito, però andrà fissato. Con cosa si fissano? Io vi consiglio di fissarli con una lacca per capelli scarsa, una di quelle che costano poco, a una distanza di 30 cm con un piano inclinato, quindi ponendo la boccetta, prendo il piano così e la boccetta a 30 cm, con i movimenti che vi ho fatto vedere per le normali verniciature spray, il movimento è sempre lo stesso. Visto che è bello poter utilizzare anche il carboncino così, come vi ho detto, per le matite acquarellabili potreste anche passare la punta del pennello bagnato sulla punta della matita o su un pezzo del carboncino, ma anche no, meglio di no, si rovinano poi i colori. Questo potrebbe servire per dare delle ombreggiature differenti ai vostri lavori, che poi potreste rinforzare successivamente di nuovo col passaggio del carboncino, perché sotto la traccia principale non se ne va, però spande il grigio o il colore per tutto, per tutta la porzione adiacente. Quindi qualora poi voleste per esempio spandere un po' il colore e poi ripassarci, viene netto e bello. Potete passare anche sull'acqua
sulla porzione bagnata. Ora vi faccio vedere. Questa è una cosa molto interessante. Per esempio, bagno una porzione di foglio. Ora, questa non è una carta per acquarello, voi se lo fate, fatelo su carta per acquarello, quindi decido di dare un tratto intenso, visto, passando il colore sull'acqua, che difficilmente, una volta asciutto, sarà sfumabile, difficilmente. Quindi, se voglio poi sfumare, devo approfittare dell'imminenza, cioè farlo subito, e poi lasciare asciugare così definitivamente il mio carboncino. Adesso io prendo un disegno che ho fatto con voi, ve lo ricordate? La melina? Tolgo la griglia da tutto, perché proprio non se ne può di queste griglie. Alleggerisco il disegno fatto a grafite e andiamo a definire con la fusaggine la nostra melina. Un po' con la fusaggine, ma anche potremmo farla, vedete? Vi faccio vedere anche la differenziazione di tratto con... Ok, adesso volendo si potrebbe continuare all'infinito, ma il tempo del video è quello che è. E allora vi ho fatto vedere come un chiaroscuro può essere contestualmente sfumato, ma anche per esempio tratteggiato in alcuni... Dov'è il dark? Dark sei tu? Sì. In alcuni punti, quindi ripassato anche a tratteggio, per rendere la porzione veramente in ombra. E poi ulteriormente, volendo, si potrebbe anche sfumare e continuare così questo gioco di ombre, di chiari, di scuri, fino ad ottenere il grado di chiaroscuro desiderato. Vi dico che il chiaroscuro con i carboncini può essere quindi un chiaroscuro sfumato, e in questo caso si avrà questo effetto, e per rimpinguare le zone più in ombra basterà un secondo passaggio o anche un terzo volendo, oppure può esserci un chiaroscuro tratteggiato, o meglio ancora, secondo me, su una base sfumata un bel chiaroscuro tratteggiato intensifica quelli che sono gli andamenti, appunto, delle vesti, dei drappeggi, dei panni. Quindi scegliete voi il chiaroscuro che fa per voi o il carboncino che fa per voi, ma non trascurate questa tecnica nel disegno, perché è la tecnica più antica di disegno. Si è cominciato a disegnare proprio con il carboncino, e quindi non si può dire di essere poter diventare dei bravi disegnatori se non si avrà dimestichezza anche con il carboncino, che sarà oggetto dei prossimi compiti del corso online su Facebook di Arte per Te di disegno. Quindi cominceremo anche questa nuova esperienza. Ora io concludo la mia melina e noi ci vediamo di là. Quindi il carboncino è una forma di creatività assoluta che dà delle cose preziosissime e bellissime se saputo usare. Sui fissativi io uso la lacca, ma esistono in commercio milioni di fissativi per grafite e carboncino. Potete anche usarla, potete usare anche quelle, ma se volete risparmiare sicuramente una buona lacca farà il suo lavoro. Conservate i disegni fatti a carboncino sempre con un foglio di velina sopra, e quindi intervallate ogni disegno ad un foglio di velina, e state naturalmente attenti a non sfregarli e a non passarci comunque la mano, perché è una materia sempre suscettibile di asportazione. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, con un bel carboncino disegnatemi un bel pollice in su e condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Vi aspetto sempre invece sulla mia di pagina Facebook, vi aspetto sempre su Instagram, sul blog, e soprattutto con Gabriele vi aspettiamo sempre su Due Cuori e Una Cappa, il nostro mondo goloso. Vi aspetto anche sul mio nuovo canale, il canale di Ombretta.
puntata dove lì si parla di tutto fuorché di cose serie. Insomma, ci si diverte un po' tra di noi e si chiacchiera spensieratamente, senza dire fate questo, fate quello, fate come vi pare e venite a chiacchierare con me anche su questo canale. Vi lascio anche qui il link di accesso da qualche parte qui sul video e nel box informazione il link di indirizzo. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, ciao!